Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti ancora sul mio canale. Allora, oggi ho fatto la classica spesa settimanale, appunto, che faccio tutte le settimane. Questa volta sono andata da Lidl. Ho speso 70 euro tondi tondi, che neanche farlo apposta, e cominciamo subito. Allora, ho preso dei kiwi. Alcune cose le ho già messe a posto perché appunto le ho fatte stamattina. Comunque, costano 2,49 euro al chilo. Io ne ho presi 3, 3 etti e ho speso 80 centesimi. Poi ho preso del pomodoro insalataro, ne ho presi 3, costano 1,99 euro al chilo e io ne ho preso 1 chilo, quindi ho pagato 2 euro. Non, sì. Poi ho preso queste banane qui, perché queste ce le avevo già. Le banane costavano 1,29 euro al chilo, io ho preso 8 etti, 1,05 euro. Poi ho preso queste clementine in rete che Mattia adora, quindi gliele prendo volentieri perché fanno bene, e sono 1 chilo e costano 1,69 euro. Poi ho preso le carote, che costano 99 centesimi e sono 1 chilo. Poi spostiamoci nel solito frigo. Ecco qua. Ho preso, vabbè, degli spinaci in foglia e sono 6 etti, 1,39 euro. Funghi, polenta e porcini. Cioè, polenta, funghi e porcini, però l'ho mangiata oggi. Era 2,99 euro, erano 3 porzioni di quella surgelata, molto buona. E poi ci sono le polpette di verdure, che sono queste qui della Quisit, sono 300 grammi, sono 4 hamburger e li ho pagati 1,29 euro. Poi ho preso, chiudiamo il frigo, mi abbasso la vecchiaia, ragazze. Allora, un po' d'affettato, solito. Eccoci qua, tanto panoramica del mio frigo. Ho preso mortadella Bologna, questa della marca del salumiere, dal salumiere, e l'ho pagata 1,55 euro. Lo speck 1,79 euro, sono tutte confezioni da un etto, 100 grammi, 1,79 euro. La porchetta 1,89 euro, sempre tutta della marca del salumiere, sempre un etto. Poi ho preso due confezioni di prosciutto cotto, massimo 3% di grassi, questo è molto buono, e le ho pagate 1,59 euro cada una. Poi ho preso queste chicchine qua di scamorza, che sono aperte perché Mattia se le ha mangiate tipo patatine nel supermercato, e le ho pagate 1,49 euro. Poi ho preso il prosciutto cotto a cubetti per fare pasta panna e prosciutto, che in realtà io faccio pasta ricotta e prosciutto, e sono 200 grammi e l'ho pagato 1,59 euro. Due buste di grana padano grattugiato da 200 grammi e le ho pagate 2,29 euro cada una. Le dame a fette per fare i toast, per fare le torte salate, per fare queste cose qua, e sono 200 grammi e le ho pagate 1,29 euro. Poi i tortelli ricotta e spinaci, questi della marca Nonna Mia, che è molto buona secondo me, sono 250 grammi e le ho pagate 99 centesimi. Poi ho preso tre mozzarelle, queste qua della Loviglio, 65 centesimi al pezzo. Due confezioni di pasta brisée, questa qua rotonda della marca Bel Bake. Mi sono lanciata con le torte salate, quindi facciamo così. 1,58 euro, quindi 79 centesimi l'una. Poi ho preso questi tortelloni della marca Deluxe, che è la marca quella, diciamo, buona del Lidl, ai funghi porcini, sempre 250 grammi, e l'abbiamo pagata 99 centesimi sempre. Una confezione di ricotta fresca, questa della Merivio, sempre per fare torte salate, cose del genere.
e l'ho pagata 55 centesimi. Poi ho preso la senape e l'ho pagata 55 centesimi, questa che mangio solo io, però. E nel frigo, secondo me, e poi ho preso le fettine di equino, sempre che mangia mio marito, queste qua, 300 grammi, 3,99 euro. E poi ho preso le fettine di formaggio, queste gialle per fare i toast agli hamburger, e le ho pagate 79 centesimi, della Milbona 200 grammi. Ok, e qua ci siamo, chiudiamo il frigo. Perfetto, ritorniamo qua, anzi no, ci spostiamo di qua. Ho preso un pacco di penne rigate, mi sto tirandole fuori, comunque sono quelle da un chilo della marca Combino, e le ho pagate 75 centesimi. Stessa storia per i tortiglioni, sempre 75 centesimi, e stessa storia per gli spaghetti, sono tutte di un chilo, 75 centesimi. Poi ho preso due confezioni di mutti a 99 centesimi l'una, sono queste, che è veramente poco, che sono queste da 560 grammi, perché al supermercato normale costa come minimo 1,29 euro, 1,39 euro, quando la trovi a poco, poi, almeno io. Poi fagioli di Spagna 35 centesimi, aspettate, scusate, questo qua della Campolargo, e fagioli borlotti, sempre 35 centesimi. Questi diciamo che preferisco mangiarli a crudo, o questi invece farli a cotto, quindi magari con un sugo, oppure fanno fagioli in umido, insomma. Poi ho preso una confezione di doppio concentrato di pomodoro, ce l'ho nel frigo, 55 centesimi. Una confezione di Kinder Brioche, queste tra mio marito e mio figlio ne fanno fuori delle scatole. Ovviamente cerco di dargliela il meno possibile, però 2,79 euro, anche questa è fuori, costa 3,49 euro dalle altre parti. Cracker salati, eccoli lì, 89 centesimi. Poi un'altra confezione di merendine, queste qua, amore di latte, della marca Nastrecce, sono 10 e le abbiamo pagate 99 centesimi. Poi ho comprato un Kraffen nella panetteria, quella self service, ma l'ha già mangiato mio marito, comunque 49 centesimi. Stessa sorte per la mini pizza margherita, 49 centesimi, e è rimasto qua il croissant al burro, 39 centesimi. Poi ho preso questi biscotti qua, simil galletti della Mulino Bianco, della marca Real Forno, fior di zucchero, e li ho pagati 1,65 euro. E poi questo è il pan bauletto classico per toast, per tramezzini, così, 69 centesimi. Poi ho preso, ritorniamo qua, ho preso due confezioni di queste, una la tengo di solito sul mio comodino, diciamo in alto, sulla testata del letto, e l'altra in sala, ne ho prese due, 99 centesimi. Poi ho preso il dentifricio della Colgate antitartaro con cristalli pulenti, 1,49 euro. I dischetti, questi qua, sempre della Sien, 140 dischetti, 99 centesimi. Poi ho preso questo, che è il detergente per vetri, per la macchina, perché è arrivata la macchina nuova, la B-Max bianca, sono contentissima, quindi ho cominciato a prendere un po' di cosine. Le pastiglie della lavastoviglie, ho ripreso queste tutto in uno, e le ho pagate 4,19 euro. Avevo detto che avrei voluto provare quello liquido, ma non c'era, quindi me ne era rimasta una, per cui le ho comprate. E poi la carta igienica, che però non vedo, comunque costava sui 2 euro. Secondo me la carta igienica non me l'hanno fatta pagare. Sì. Vabbè, e poi ho preso questa qui, carta igienica della Floralis, che è quella con cui io mi trovo meglio, sono veramente enormi i rotoli, è morbida, è a due veli, ma è perfetta, io mi trovo bene con questa. Bene, dovrei aver fatto tutto. Questa, se la vedete, è la panoramica della mia cucina. E con questa bellissima immagine
Vi saluto, vi mando tanti baciotti, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e su Facebook con la pagina Sweet Matti, scritto Sweet underscore trattino basso Matti con la Y, e su Instagram uguale Sweet underscore Matti. Ciao al prossimo video. E sono ancora io, mi sono dimenticato ovviamente un paio di cose perché farlo così, però... Ho preso questi due brodi della Knorr, pollo e verdure, entrambi a 99 centesimi, la polpa di pomodoro della Mutti e l'ho pagata 1,69 in due confezioni, e il caffè, questo qua, Bella Rom, crema a 1,49 euro. Grazie, scusate e ciao a tutti.